tifosi, benvenuti in questo video. Io sono Formula Fra e questo è il video sulle 5 curiosità sul Gran Premio del Belgio. Pronti a scoprire ogni segreto? Cominciamo! La storia del circuito di Spa-Francorchamps è lunga, ma partiamo dal fatto che inizialmente la pista era radicalmente diversa rispetto alla versione attuale. Il tracciato belga inizia la sua attività già nei primi anni 20 ed è ricavato unendo su progetto di Jules de Thier, proprietario del giornale La Meuse e del presidente del RACV, che è il Royal Automobile Club del Belgio, Henri Langlois Van Hoffem, le tre strade statali che collegavano le cittadine di Malmedy, Stavelot e Francorchamps. La prima gara disputatasi sul tracciato si svolse nel 1922 e già nel 24 si tenne la prima 24 ore di Spa-Francorchamps, mentre nel 25 gareggiarono per la prima volta a Spa le vetture di Formula Grand Prix. Dall'idea degli organizzatori risultava un percorso di forma triangolare di circa 14 km, tra i più lunghi del calendario internazionale, e allo stesso tempo per via dei lunghi tratti rettilinei, uno dei più veloci ed impegnativi. Una pista in cui i campioni facevano la differenza, soprattutto dopo le modifiche al tracciato di fine anni 30, realizzate con lo scopo di farne una delle piste più veloci d'Europa, in cui tra l'altro venne aggirata la lenta e contorta sezione dell'Ancien Douane, mediante una velocissima e ripida combinazione di curve destra-sinistra in salita. In 240 metri circa di pista si affronta un dislivello di circa 24 metri, che sarebbe poi diventata una delle curve più famose dell'automobilismo mondiale. E sto parlando della Radillon, che in francese vuol dire salita rapida, che è conosciuta anche al grande pubblico degli appassionati insieme alla curva si distorsa posta in fondo alla Valle dello Rouge, che sempre in francese vuol dire acqua rossa, e che vi si immette formando la sezione dello Rouge Radillon, che è di frequente e erroneamente denominata semplicemente Rouge. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la pista iniziò ad ospitare il neonato campionato mondiale di Formula 1, diventando una delle gare più importanti per i piloti della massima categoria automobilistica. Infatti, la maggioranza delle curve erano delle vere e proprie sfide da affrontare ad ogni giro a velocità pazzesche, col risultato di rendere evidente la differenza tra i piloti mediocri e i campioni. Oltre alle già citate Rouge, Radillon e Stavelot, sono passate alla storia delle curve come la vecchia Malmedy, la Massa e la Blanchimont, che fa parte dell'attuale tracciato. Le alte velocità raggiunte su questo tracciato erano ovviamente grande fonte di rischio per i piloti, così a causa della sua pericolosità Spa fu teatro di parecchi incidenti, spesso mortali. Nella seconda metà degli anni 60 la pista fu adeguata per quanto possibile su un tracciato normalmente adibito alla viabilità ordinaria, ai nuovi standard di sicurezza, ma ciò non bastò a placare le rivendicazioni di piloti di Formula 1 che con l'avvento degli alettoni dovevano affrontare percorrenze in curva elevatissime. Così, dopo l'edizione del 1970, su pressione del sindacato dei piloti, all'epoca guidato da Jackie Stewart, si decise di trasferire la prova belga sul mondiale a Nivelles prima e a Zoller poi. La Ferrari è la scuderia con il maggior numero di vittorie, 18 in totale, pole position e giri veloci nel Gran Premio del Belgio. L'ultimo pilota del cavallino ad aver trionfato su questo circuito in ordine di tempo è Charles Leclerc nel 2019. La pista è lunga 7.004 metri per un totale di 20 curve. Per il 2022 il circuito di Spa-Francorchamps è stato sottoposto a un'importante riqualificazione delle strutture di sicurezza pianificata dalla stagione del 2020. Il tratto di pista che caratterizza il complesso dell'Urouge-Radillon nel primo settore vede adesso ampliate le vie di fuga con la ghiaia intorno al posto dell'asfalto. Le modifiche sono state apportate in risposta ai diversi grandi incidenti negli ultimi anni in questa sezione del tracciato, incluso l'incidente mortale occorso al pilota francese di Formula 2 che tutti conosciamo molto bene, Antoine Hubert, durante la stagione del 2019. La ghiaia è ora presente anche in altri punti critici della pista, come curva 1 che è la Source, curva 7, 8, 9 le Combes, curva 15 e 16 la Stavelot e le curve 17 e 18 Blanchimont. Il pilota più vincente su questo circuito rimane Michael Schumacher, che ha trionfato su questa pista per ben 6 volte,
seguito da Ayrton Senna con 5 vittorie e da Jim Clark, Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton con 4 vittorie a testa. Il record assoluto del circuito è di 1.41.252, stabilito da Lewis Hamilton su Mercedes nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio del 2020. Questo era tutto quello che c'era da sapere per il Gran Premio del Belgio. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perderti nessuna novità, tanti backstage e retroscena. Seguici sul nostro sito www.rossomotori.it e su tutte le nostre pagine social per non perderti neanche una notizia. Ascoltaci anche su Spotify con il podcast Rosso Motori Podcast e su Radio Chuck con il nostro programma Rosso Motori On Air ogni sabato mattina dalle 8 alle 9.